animali da palestra. Allora, indovinate chi cena alle 4 del pomeriggio? Questa persona qui. Ho deciso di uscire presto e venire in questo ristorante vietnamita in modo da evitare il traffico, perché qui a Los Angeles dopo le 4 del pomeriggio è un incubo, non ci si muove proprio. A passo d'uomo è già a dir tanto. Ho deciso di mangiare qualcosa in fretta, ho ordinato un piatto con un po' di carne che vi farò vedere fra poco. Sono appena arrivati gli involtini, guardate qui che buoni! È arrivato il secondo piatto, un'insalatona con carne, guardate qui. Vedete ragazzi, ogni qualvolta che andate a mangiare fuori potete fare delle scelte migliori, cibo pulito, ed è ciò che faccio. Infatti, se mi seguite sul mio profilo Instagram, nelle mie storie vedete che ogni qualvolta che vado a mangiare fuori cerco di fare le scelte giuste, cerco di mangiare pulito. A proposito ragazzi, se volete avere il fisico di un dio greco, iscrivetevi al mio canale, accendete le notifiche, e se invece no volete avere il fisico da pupazzo di neve, non c'è nulla di cui essere imbarazzati, ci sono tantissimi canali lì fuori che vi aiuteranno proprio a fare questo. Però se volete avere un fisico attraente, simmetrico, proporzionato, questo è il canale di cui avete bisogno, iscrivetevi. Sono al supermercato e ho comprato per cena una bella bistecca. Yeah, beccatevi questo! Vi ho ustionato! Allora animali, questa è carne di manzo. E ora mi devo lavare il dito. Anzi no, mi sono già beccato la salmonella. A proposito, parlando di cibo pulito, il piatto non è completo senza un po' di questi. Ne mettiamo un po' qui.
Che vi devo dire, ragazzi? C'è chi se lo può permettere, dopo 6-7 settimane di dieta rigida e con gli addominali scolpiti, sbucciato fino all'osso, me lo posso permettere. Si tratta tutto di sensibilità insulinica. Viva la patata! Allora, ragazzi, molti di voi mi avete chiesto come evitare gli infortuni. Tutta questione di mantenere alte le difese immunitarie e durante una fase di definizione è molto difficile, ci sono tante lacune nutrizionali, sei in deficit calorico, questo automaticamente abbassa le difese immunitarie. Quindi mangiate le verdure, tantissime verdure, assicuratevi di riposarvi in modo adeguato, non fate i cazzoni tutte le sere fino alle 6 del mattino. E altra cosa, integrate gli omega 3 per ridurre l'infiammazione nel corpo. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vado a mangiare, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video spaccate il pulsante like, così come spaccate i pesi in palestra. E non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, accendendo le notifiche, così ogni qualvolta che uscirà un nuovo video potrete guardarlo. A presto, animali, ciao!